This is how I see myself. I see myself as a daughter, a sister, and a best friend. As a person you can rely on. I see myself meeting someone that I can share my life with. I see myself singing, dancing, and laughing until I cannot breathe. And also crying sometimes. I see myself following my dreams, even if they are impossible. Especially because they're impossible. I see myself as an ordinary person with an important, meaningful, beautiful life. This is how I see myself. How do you see me? Però non bisogna criticare le altre persone di come sono l'aspetto, perché loro avranno un problema e saranno nate così e poi si vedranno in un altro modo. Se una persona con i problemi può vivere una vita normale. Cioè questa persona può esprimere i suoi sentimenti e poi si rivolge un'altra persona da una persona che ha il quadrato è down e lei, quella abile, dice quello che può fare e quella disabile dice e tu come mi vedi, tipo che non sa fare tante cose. Intellettiva vuol dire che è malattia del cervello. Sì. Invece quella motoria è del corpo. Un amico di mio papà. E che problema ha? Sai? È autistico. Non so che tipo di autistico sia, però è autistico. Mio fratello è sordo. Sì. C'è un bambino che conosce mio fratello che andando a giocare, un altro amico di mio fratello ha parlato, ha detto qualcosa di forte, l'ha detto forte e questo bambino qua ha cominciato a correre, a fare tutti dei gesti strani. C'era un bambino da te che era suo amico, e fateci giocare, era buffo perché gli dicevano al telefono, gli parlavano al telefono e lui non capiva niente, allora si arrabbiava, però che era buffo. Quando abitavo via Forte conoscevo un bambino che si chiamava Andrea. E quando giocavo insieme a lui, o andava in casa perché ridavamo così, o se no si nascondeva, prendeva le lì. Un'amica autistica. Ah, era un'amica autistica. Sì. E com'è quella foto con questa bambina autistica? A volte mi aggredisce, però non mi... Io ho conosciuto un bambino che è un po' come la Emily, che ha un occhio che gli sta normalmente e uno che gli dombra. Senza che vuole lei. Però è successo che questo bambino aveva così tanti, era così malato che non si ricordava neanche il suo nome. Andata al parco e ho visto uno che aveva problemi. E allora mi ero avvicinata a lei e ho detto ciao. E lei ha sentito che aveva di pensieri, quindi mi ha mandato via perché diceva che gli dava noia. Devo ancora pensarci. 4, 5, 6. Il posto fisso. 8, 4, 8 anni. Il posto fisso. Cantante. Vorrei fare uno per i miei giochi.
costruisce videogiochi. Che, ecco, vedi, costruisce videogiochi. E tipo a volte per i bambini normali non fanno più. E anch'io sono stata disabile per 2 settimane perché mi hanno slogata la caviglia, mi hanno fatto male alla gamba. Allora, adesso Martina vi racconta come si sta senza poter camminare. Non è una cosa bella perché non c'ero abituata e quindi non potevo camminare. Disabile per 3 mesi perché mi sono operato. Allora, ora facciamo un gioco. Sì. Voi dovete concentrarvi, ma proprio a... Dove scappi? Vieni qua. Michele, che posto fisso non lo trovi se non ti concentri? Ma no, non sono io. Concentrato. Chi è che vuole posto fisso? Io no, io vorrei cacciatore. Cacciatore. Va bene, vediamo da leggere una cosa. Voi dovete concentrarvi al massimo e riuscire a leggerla, ma non a voce alta. Lei si concentra, non si vede già. Lei la vede già, concentratissima. Loro... meglio un po' meno per i dislessici, come vedono i dislessici. A carnevale ogni scherzo va. Non a casa abbiamo fatto questo esperimento, perché loro hanno fatto un po' la parte dei bambini autistici che, dovendo fare un compito, sono disturbati continuamente da un mucchio di suoni, rumori che gli arrivano da fuori, perché la loro grossa difficoltà è che non riescono
a mettere tutti questi suoni, rumori, parole, movimenti insieme per capire cosa succede. Ok? È difficile da spiegare, però l'origine dell'autismo è questo. È come se una persona mente guarda, non riesce anche a sentire. E quel suono che gli arriva nelle orecchie lo confonde invece di aiutarlo. Ora noi siamo qui, voi mi vedete, vedete la mia immagine e sentite la mia voce. Le mettete insieme e dite, è una signora che parla. Loro invece vedono me, ma la voce non riescono a capire che viene da me, perché sembra che venga dal mondo fuori. Ok? Questa è la difficoltà che hanno loro. E abbiamo fatto a vivere loro cosa significa dover fare qualcosa con un mondo che ti manda 3000 messaggi sonori, visivi, uditivi, che ti impediscono di fare le cose.